Quanto è complicato riuscire a dire la verità? E quante volte la evitiamo? Credo che sia difficile, anzi molto difficile, saper dire sempre cosa si pensa. E così in maniera sempliciotta in molte cose ne mentiamo. Il più delle volte mentiamo per non dare un dispiacere, altre mentiamo per non trovarci in situazioni scomode, altre ancora mentiamo per nascondere una debolezza, mentiamo per giustificare uno sbaglio, addirittura mentiamo anche quando chiediamo scusa, o perché non abbiamo compreso davvero l'errore, o perché non siamo realmente pentiti per l'accaduto. In ogni caso, in troppi casi mentiamo, volontariamente. Sarà perché è meno faticoso, è meno impegnativo di stare lì e spiegare, argomentare, e allora ci aggrappiamo a quelle quattro parole montate un po' a caso, che per quanto innocue potrebbero davvero ledere. Probabilmente il rammarico peggiore non sta tanto nella consapevolezza di aver detto qualche bugia, ma nella capacità di essere stati così bravi da rendersi credibili agli occhi ingenui ai quali abbiamo parlato. Ebbene, direi che due cose possono davvero ferire. Essere bravi nel mentire, tanto bravi da non distinguere più ciò che è veritiero da ciò che non lo è, e realizzare che una frase sbagliata in un secondo possa distruggere ciò che gli anni hanno consolidato. È difficile dimenticare una bugia quando parla, cantava Ferro. E non conta la quantità di tempo da cui si conosce qualcuno, no, perché chi mente, chi vuole mentire, ha già premeditato di farlo e lo farà. Un figlio, un amico, un fidanzato, un marito, senza distinzione di sesso o di età. Non è facile quindi percepire cosa c'è nella testa delle persone, e ancora di più sapere cosa corre nelle vie dei loro cuori. Per questo ritengo che riporre la fiducia in qualcuno forse sia una delle prove più astruse da superare, perché per quanto possa apparire banale, è difficile, nonché raro, trovare la sincerità nelle parole, nei gesti altrui, anche quelli più sciocchi. Per cui se potessi avere un superpotere sceglierei di poter leggere nel pensiero, sapere davvero cosa risponderebbe chi mi sta di fronte ad una domanda a bruciapelo, capire cosa provoca qualcuno che magari non è in grado di esprimere i propri sentimenti, conoscere la verità che molto spesso si cela dietro una vena scherzosa, scrutare i pensieri più intimi, più nascosti, quelli di cui si fa fatica a parlare, di cui ci si vergogna, ma che a volte vorremmo che gli altri potessero sapere. Non di volare, né di avere l'immortalità, non di essere ricca né famosa, ma solo di poter leggere nel pensiero. Solo così gli altri saranno un libro aperto, perché a volte la realtà non è altro che apparenza.